siamo dentro una delle aule del Senato. E questo è il livello di calpestio di epoca romana. Qui vediamo le colonne, il basamento di un tempio e addirittura un piano inferiore ancora. Colonne del marmo di... Serpentino, questo è Serpentino. È marmo serpentino questo. Pensavo che era di Carrara, invece no. Eccoci qua. Io sono un antico romano, vedi? Però, vedi, io sono un antico romano che però si distingue da Matteo Renzi, il quale voleva passare da antico romano quando rilasciò quella famosa... Invece era etrusco. ...dichiarazione, cioè, se mio padre è colpevole e denunciatelo... Massa, infatti l'aveva già inguattato. Comunque ripeto che anche lui è un antico romano per due ragioni: che ha il corpo di Bruto e la testa di Cassio. Bellissima, bellissima. Qui abbiamo tre epoche: l'epoca, diciamo, protostorica di Roma, perché quello sono i basamenti di un tempio di epoca repubblicana, sicuramente protostorica. Qui invece c'è... Qui siamo già a una quindicina di metri sotto. E qui invece, questo è il livello del calpestio del tempio romano. Qui invece siamo nel livello di calpestio di epoca medievale. E calpesta che ti calpesta, capito? E quindi c'è questa triplice stratigrafia che dice quanto e per quanto sia durato l'insediamento umano qui a Roma, da queste parti. E soprattutto che cosa ha fatto il clima, perché questi 15 metri di riporto sono stati riportati tutti dal Tevere, sì. Quindi pensate quante alluvioni e quante sedimentazioni. Beh, se vediamo che... Dai, è cominciata. È stata fatta dai riporti delle porte del Po, pensiamo bene quanto poteva agire anche qui in Tevere. Ma è molto bella anche questa. Chiudiamo, incomincia la... Questo è molto bello questo. Sì, andiamo, è cominciato. Molto è bella. Cominciato, andiamo.